Ciao a tutte ragazze, benvenute e bentornate sul mio canale. Oggi inizio il video e vi faccio vedere che questa azienda iMeme, con cui ormai collaboro da diverso tempo, mi ha mandato un nuovo set crema e lo condivido con voi. Allora, mi ha mandato una crema, praticamente due creme sono, una per il corpo, che è questo siero qua, e quella più piccola invece per il viso. Servono per ridurre le macchie dell'età. E il loro beneficio lo scopriremo nel tempo. È già diverso tempo che collaboro con questa azienda e mi sto trovando davvero benissimo. Uso sempre le loro creme e le trovo davvero fantastiche. Ho deciso di accettare questa nuova collaborazione perché sono sicura che a qualcuna di voi questo set lo troverà sicuramente interessante. Allora, come sempre vi lascio tutto giù in descrizione. Adesso andiamo a provare a vedere un po' queste creme. La prima è la crema viso. Ha una texture davvero compatta, è molto cremosa, però è davvero più compatta rispetto al siero del corpo, come potete vedere. Tra l'altro io queste creme ve le consiglio anche come primer, diciamo, per una base poi per trucco. Ovviamente per la nostra skin care quotidiana vanno più che bene perché si assorbono davvero velocemente, e questa è una cosa che mi fa molto piacere, perché certe volte al mattino quando mi preparo magari non ho molto tempo e quindi mi servono delle creme dall'assorbimento veloce, perché poi passo alla mia base per il trucco e metto sempre la BB cream, e quindi la crema che metto per il viso ovviamente deve essere assorbita. Comunque ragazzi, ecco, io ne ho steso un pochino sulla mano del siero, giusto per farvi vedere, vedete che in 2 secondi è subito asciugato. E che dire, io sono molto felice di questo set. Comunque ragazzi, allora, questa è il nuovo kit duo, quindi corpo e viso, anti-età, anti-macchie. Se vi interessa, trovate tutto giù in info box, link all'acquisto diretto con codice sconto in descrizione. Ringrazio tantissimo l'azienda iMeme per avermi omaggiata anche di questo set, e ripeto, con i loro prodotti mi sto trovando davvero molto bene, e hanno anche un bel design molto raffinato ed elegante. Potrebbe anche essere questo kit una bellissima idea regalo, visto che si avvicina San Valentino. Ma adesso ragazze, iniziamo questo video, motiviamoci insieme, perché vado a togliere un po' tutto il Natale. Ovviamente queste pulizie che voi vedete, che io levo il Natale eccetera, le ho fatte in 2 o 3 giorni, non tutte insieme, quindi ve lo dico perché magari uno può pensare: oh mio Dio, questa è pazza, fa tutto insieme. Assolutamente no. E allora inizio con togliere tutte le decorazioni di Natale, poi mi vado un po' a spolverare i vari mobiletti, le varie cose. Allora, per pulire faccio sempre il mio secchio d'acqua, solo che a sto giro sto utilizzando proprio il sapone alga, e in questa formula un po' più liquida. Vi dirò che il piano sotto è rimasto molto pulito, sarà che avevo già pulito non molto tempo fa, perché io una volta a settimana circa cerco sempre di fare questo tipo di pulizia, quindi bene o male la casa è rimasta molto più pulita, e l'ho ripresa in mano dopo che ho avuto l'influenza, e quindi insomma questo è. Comunque volevo dirvi ragazzi una cosa, che Natale è sempre bello, però io lo tengo veramente quasi 3 mesi, tengo le decorazioni di Natale, e quindi quando è il momento di toglierle mi dispiace un pochino, però dall'altra parte sono contenta perché posso rimettere le mie decorazioni sulle tonalità del rosa. Sapete che a me piace il rosa, e poi in questa casa lo stile shabby chic, insomma, di queste cosine fatte a mano, ecco, cose carine che io compro, ci stanno davvero benissimo. Allora, quest'anno io ho pensato di fare così. Gli altri anni toglievo tutto il Natale e anche le cose in ceramica, tipo le tazze, queste cose qua, avevo delle scatole dove le riponevo, eccetera. Quest'anno invece ho deciso di sfruttare il mobiletto che ho sotto l'angolo caffè, e lì metto poi tutte le tazze, le ceramiche, eccetera, insomma tutte queste cose fragili che si potrebbero rompere.
E, dato che avevo fatto già una bella pulizia e riordino, mi si erano liberati due mensole e quindi lì c'è stato praticamente tutto. Pensate che in una mensola ho messo tutto il Natale e poi nell'altra sono riuscita a mettere tutte le decorazioni della Pasqua. E di questo ne sono molto molto felice perché mettendole nelle scatole comunque uno ha sempre la paura che si rompano. Comunque, quello che vado a fare adesso è togliere tutte le decorazioni, quelle meno fragili, ecco, le metterò in quello scatolone lì. E invece quello, l'albero di Natale l'avevo già tolto il giorno prima, mi sembra. E non ho ripreso questa parte perché non, secondo me era molto noiosa, ecco, quindi non volevo annoiarvi. E comunque sia, le decorazioni io poi le spolvero sempre, le ripongo, ecco, quindi penso che è quello che un po' facciamo tutti. L'unica cosa che vi dico è che ho lavato l'albero di Natale, in pratica, ho usato questo consiglio che mi ha dato mia mamma. Ho fatto uno spruzzino solo con sapone alga e un po' d'acqua. E l'ho spruzzato tutto, cioè l'ho svuotato proprio sull'albero di Natale. E ovviamente l'ho messo fuori all'aperto in una giornata di sole, e poi ho lasciato tutto lì ad agire per un'oretta, così, ecco, il tempo di mangiare a pranzo. E poi ho preparato uno spruzzino invece solo di acqua per sciacquarlo. E con questo metodo mi sono trovata benissimo, l'ho sciacquato benissimo e devo dire che l'albero sberluccicava per quanto era pulito e poi l'ho messo appunto nei sacchetti e l'ho riposto. L'ho riposto nello sgabuzzino ma senza il cartone perché il cartone era un po' sporco e quindi ho deciso di buttarlo via. Ecco una prima parte della mia primavera. E io ho anche tanti conigli, mi piacciono perché sono molto colorati, danno tanta allegria a casa. Però essendo che siamo a gennaio, pensavo di esporli subito. Poi mi sono detta, ma no, tanto ho il ripiano del mobiletto sotto, quasi quasi li metto da parte tutti questi coniglietti, queste robine qua, e poi le tiro fuori un po' più in là. Per adesso tiro fuori solo le cosine carine, ecco. Diciamo che non richiamano proprio la Pasqua. Thank you.
Ecco ragazzi, una prima panoramica, diciamo, con i nuovi colori, ma poi il giorno dopo sono andata anche a cambiare le tendine, insomma, ho fatto proprio un bel lavoro, ecco, ho riportato la casa come era prima del Natale. Di qua ovviamente adesso poi sistemiamo insieme la cucina, cambio il portamestoli, tolgo tutte le cose, le cosine che ci sono natalizie. E metto queste cose un po' più, dei colori un po' più tenui. Il giorno prima abbiamo pulito il piano di sotto, adesso il giorno dopo mi sono spostata al piano sopra. Inizio col pulire proprio bene bene la camera da letto, prima come ho fatto sotto lo faccio anche sopra, quindi prima leviamo le decorazioni di Natale, pupazzi eccetera, ho deciso di mettere tutto in questo sacco qua e che poi metterò nel letto contenitore. E sinceramente con questi sacchi dell'IKEA mi sto trovando davvero bene perché ho organizzato veramente tutto il letto letto contenitore. Comunque sì, alle decorazioni gli do una spolverata, ho fatto sempre l'acqua con sapone alga e vado solo a tamponarle, ecco così, giusto per togliere della polvere in caso che ci fosse. E poi appena ho finito di togliere tutte queste cose qua, inizio proprio a ripulirmi per bene tutta la camera da letto. Ne ho approfittato anche perché avendo la scaletta sono riuscita anche a fare le plafoniere. Comunque adesso vi lascio un po' alle immagini delle pulizie che ho fatto qui in camera da letto.
open up a bottle, and baby you can have whatever you want. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. You like liquid honey. You like liquid honey. No, no. You like liquid honey. You like liquid honey. You like liquid honey. You know just what you do. You do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Mi avete chiesto così tante volte di registrarvi un bel video sulle pulizie ed eccolo qua, tutto per voi. E, so che la mia assenza sul mio canale si è fatta tanto sentire e quindi non vedevo l'ora di condividere questo video veramente sulle pulizie, perché eravate tutte curiose comunque di vedere come mi organizzavo, ecco, con le pulizie della casa nuova. E insomma, questo è quello che faccio un po' solitamente. E cosa volevo dirvi? Che ho deciso di non monetizzare più il mio canale. Mi aveva dato la possibilità YouTube, però poi alla fine mi sono resa conto che non mi serve molto questa monetizzazione, anzi mi preclude ancora di più i video per le musiche, queste cose così, e quindi ho deciso di togliere per adesso questa funzione. Quindi tutti i miei video comunque sappiate che io non guadagno niente. Ecco qui ragazze, le mie pulizie sono terminate e spero che questo video comunque vi sia piaciuto. Vi lascio alla continuazione. Finito di fare le pulizie alla camera da letto, vado a lavare con questo mop che tengo solo ed esclusivamente per il piano superiore. Per il piano sotto invece ho un altro tipo di mop. Ragazze, eccomi qua con voi, vi faccio vedere che mi sto dedicando a un progettino. Praticamente voglio fare con il cucito creativo degli orsetti e coniglietti e poi farò anche questi conigli qua di feltro, praticamente con una taschina davanti che metterò degli ovetti, e ne voglio fare un bel po' perché per mi sembra i primi di marzo dovremmo spedire un pacco all'associazione Noi per gli altri, che poi questi pupazzetti insomma andranno tutti a questi bambini nei vari ospedali d'Italia e quindi verranno poi consegnati in giro un po' per l'Italia. E quindi ne faccio un bel po' perché anche delle persone mi avevano mandato delle stoffe per fare queste creazioni, e quindi ho deciso di sfruttare, visto che siamo a gennaio, di impegnare il mio tempo così, dato che non ho tantissimi ordini, perché questo è un periodo sempre che è un po' si riposa, ecco, e preferisco impegnarlo così. E quindi mi faceva piacere condividere con voi questa causa che facciamo. Ovviamente ogni anno, noi due volte all'anno mi sembra mandiamo già dei pacchi, quindi ne ho mandato uno a Natale, adesso poi manderò quello della Pasqua e poi un altro di nuovo per Natale.
E nulla, quindi volevo solo condividere con voi questa cosa qua. Innanzitutto ho già finito col Natale quasi, questo è l'altro alberello, ma lo lascerò con le decorazioni, però lo metto via ovviamente. E quindi magari lo faccio domani con calma, perché oggi voglio montare già questo video che sto registrando. Oggi tra l'altro è venerdì 12 mi sembra, quindi insomma 12 gennaio. Giusto per farvi capire che giorno siamo. Eccoci qua, questa è la camera, ovviamente una volta tolto il Natale, vedete com'è desolatissima, no scherzo, però è meglio perché ci voleva, cioè, un po' di, con meno cose, anche un po' più tranquilla, ecco, meno calorosa, però mi piace che sia così. Ho già cambiato le federe, vi ho detto, vi ho messo già coi fiori, lì ho messo la federa che mi aveva omaggiato l'azienda Draverly, mi sembra Jeverly, comunque avevo fatto un video su tutto ciò. E nulla, allora io ho comprato questi cosi qua, che sono dei rotoli di per i cassetti di carta profumata, sì ok, li ho pagati 2 euro, ce ne sono 4, non sono adesivi, almeno non credo, non lo so, poi guardo, ma mi sembra di no. Comunque sono di questa marca qua, Fatigati, e devo dire che c'ha della roba veramente bellissima. E ho pensato di farmi poi sto lavoretto, ma lo farò poi domani, oggi non credo che riuscirò, per i cassetti, proprio di metterli dentro i cassetti, così dei comodini, così la roba sta sempre bella profumata. Non so quanto possa servire, comunque vediamo. E niente, quindi qua la situazione è un po' questa, quindi è tutto vuoto anche di qua, tutto bello ordinato, tra l'altro avevo ripulito lì sopra ma l'abbiamo fatto insieme. E insomma ragazze, questo è questa è un po' la situazione. Qui è sempre un po' un orrore, ma vabbè, ci serve sempre qualcosa per appoggiare le cose che si usano sempre. Ecco, già che ci sono, vi faccio vedere come sui cuoricini stanno davvero proprio carini, danno un tocco, non so, alla cucina di Shabby Chic, ecco. Ormai sono innamorata di questo stile. E, comunque sono anche contenta perché è sempre bello fare del cucito creativo. Eccomi ragazzi, allora mi sono fatto un caffè perché penso che chiudo questo video qua, spero che comunque vi sia piaciuto, vi abbia fatto compagnia come sempre, e vi invito, se non l'avete fatto e siete nuove, iscrivervi al mio canale perché ho intenzione di fare nuovi video. E stavo pensando anche di fare un video dedicato proprio al tema sull'acquisto di una casa indipendente, quali tipi di cosa serve, insomma, dove andare a cercare, i passi, insomma, vi racconto un po' quello che è stato il mio percorso, perché secondo me potrebbe essere utile per qualcuno di voi che magari sta pensando o è anche in fase di trasloco e quindi insomma vuole capirci qualcosa, perché anch'io mi sono trovata come nella vostra situazione, se qualcuno sta per fare questi passi, ecco, traslocare eccetera, e quindi vi capisco benissimo, perché non si sa mai da che parte incominciare, specialmente quando si vive in una realtà, si passa da una realtà condominiale a quella indipendente, quindi bisogna capire un attimino, ecco, le cose, però non è niente di così grave e spaventoso, insomma ce la possiamo fare tutti. E quindi fatemi sapere se insomma, se anche voi, se c'è qualcuna di voi, ecco, che è in procinto di traslocare o sta pensando di cambiare vita, mi farebbe piacere fare due parole. Comunque ragazze, io vi ringrazio per la vostra compagnia, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. E vi aspetto come sempre qui sotto nei commenti. A presto, ciao!